Prima di iniziare ve lo dico subito, se arriviamo a 2500 like a questo video vi faccio un video nuovo con la collezione di tutte le mie maglie da calcio. Me lo chiedete sempre, devo soltanto trovarle tutte e metterle insieme. 2500 like a questo video e ve lo porto, promesso, sigla. Ciao a tutti, ben ritrovati, bentornati. Oggi facciamo un unboxing, un pack opening in real life. Ho questi due pacchi che sono arrivati, partiti da Milano, non so perché, ma inviati da Juventus FC SPA. Quindi non da Torino, ma a Milano. Ma comunque, sempre della Juve. Cosa c'è qui dentro? Lo andremo a scoprire presto perché sono le cose che ho comprato per il Black Friday sullo Juventus Store. Come sempre, lo sapete, io prediligo e preferisco dare soldi effettivamente alla mia squadra del cuore e non sono assolutamente a favore delle repliche di tutti quei prodotti di quella tipologia. Prima di cominciare, qui sotto in descrizione c'è il link per scaricare OneFootball sui vostri cellulari. E mentre scaricate OneFootball completamente gratis sui vostri cellulari, dal link che c'è qui sotto in descrizione, mettete un mi piace a questo video e dopo che avrete messo il mi piace a questo video, scrivete nei commenti secondo voi che cosa c'è qui dentro, così potremo affrontare insieme questo pack opening e vedere se qualcuno di voi ha indovinato, se qualcuno di voi ha vinto. Sono due pacchi perché ho fatto due ordini distinti. Sono tante cose in realtà qui dentro. E prima ho fatto questo, quello un pelo più grosso. E poi ho detto, ma non posso mica privarmi di questa cosa qua. E quindi ho comprato tutte e due le cose. Prima questa, poi questa. Direi di iniziare da quello un po' più piccolo, che è questo qua. Quello grosso, la ciccia grossa la lasciamo alla fine. Andiamo ad aprire questo pacco arrivato da Poste Italiane. Eccolo qua. Bam, bam forse, bam, sì, bam, aperto. Cosa c'è qui dentro? Ah, qui dentro c'è il riepilogo di tutto quello che ho comprato. Bene, lo mettiamo qua. Ed ora iniziamo a tirar fuori e a farvi vedere un po' tutte le cosine. Sarà un casino da matti all'interno di questo video, ma è bello della diretta, anche se non siamo in diretta. Paolino, Paolino Dybala. Che fa questa specie di rovesciata in allenamento. Caro tifoso, grazie. Speriamo che tu sia felice del tuo acquisto. Condividi con tutti i tifosi bianconeri la foto dei tuoi nuovi acquisti. E domani, infatti, la pubblicheremo all'interno di Instagram. Paolino, momentaneamente lo mettiamo qua. Che cosa ho comprato? Mi mancavano. Non li avevo all'interno della mia collezione. Avevo soltanto le calze e questi pantaloni della maglia dell'anno scorso. Eccoli qua, questi pantaloncini. Della maglia, della seconda maglia, della terza maglia, non mi ricordo. La seconda era quella bianca e rossa, la terza era quella blu e bianca, e quindi me li sono comprati. Erano praticamente in super saldo, super, super, super scontatissimi. E quindi li ho presi. Eccoli qua, ve li faccio rivedere. Juventus, come direbbe Cristiano Ronaldo, della Juve. Eccoli qua, pantaloni della Juve. E una maglia, sempre questa maglia, ovviamente, di un giocatore che ormai si è catapultato di diritto nel mio cuore, che era presente in rosa l'anno scorso, che l'anno scorso si è presentato molto bene, dato che era il suo primo anno alla Juve, che quest'anno sta continuando molto molto bene. C'era solo un piccolo problema, era rimasta soltanto la taglia S, e a me, col cavolo, che in questo momento va la taglia S. Ma proveremo, guardatela qua, che bella questa maglia, secondo me questa maglia è stupenda. Anche questa l'ho presa super scontatissima per il Black Friday e per tutti gli outlet, prodotti outlet, quindi prodotti vecchi rispetto a quelli di quest'anno. Eccola qua, avrete sicuramente capito chi è il giocatore. Vi do un indizio: questo giocatore è molto figo. Matthijs, la maglia di Matthijs è veramente una maglia stupenda. Ma sai che forse, nonostante la S, potrebbe andarmi bene? Quasi quasi me la provo in diretta, così vedete se mi va oppure no. Ma sono un figurino. Guarda qua, perfetta. C'è solo questo rotolo di ciccia da tirar via. Lo faremo dopo Natale, ma ci entro. Ci entro, è molto attillata, ma ci entro, per entrarci ci entro. C'è caldissimo tra l'altro con questa maglia, è praticamente una seconda pelle, ora me la cavo. L'importante è entrarci. Ci lavoreremo per il 2021, progetti per il 2021. Ebbene, quindi i prodotti del primo pacco sono terminati e ora arriva il bello, il grosso. È grossissimo questo pacco, è enorme. E quindi andiamo ad aprirlo, andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. Tanto bisogna capire da dove si può aprire, direi da qua. Proviamo ad aprirlo, anche questo
inviato da Poste Italiane e ci sono subito delle cosine. La prima cosa che vi faccio vedere è questa, la cosa anche un po' più piccola, perché me l'ero ripromesso, avevo detto a Natale, invece l'ho fatto con il Black Friday, approfittando degli sconti, e ho preso anche questa maglia. Questa maglia, la seconda maglia di quest'anno. Ho preso tipo tutte le maglie tranne le prime, perché quelle ce le avevo già. È molto bella secondo me, è veramente super elegante, questa taglia M, quindi dovrei entrarci senza problemi. L'ho presa di un giocatore del quale non avevo mai preso una maglia della Juve. Ho preso la sua maglia l'anno dopo la sua cessione. È tornato a casa, è tornato al Real per il diritto delle compere. Avevo preso la sua maglia del Real. Ma Alvarito non avevo mai acquistato una sua maglia, effettivamente, della Juve. Direi che se l'è meritata per quello che aveva fatto tempo addietro, per quello che sta facendo, per come ha iniziato questa stagione, senza considerare che poi io Alvarito ce l'ho pure al fantacalcio. Direi che è stata la scelta giusta. Tra l'altro la prima maglia di quest'anno ce l'ho di Dybala, la seconda ce l'ho di Morata, quindi di quest'anno non ho ancora Cristiano. L'obiettivo è la terza di Cristiano, per fare un po' tutte le maglie di Ronaldo di tutte le annate, dato che le prime due l'ho presa proprio di Cristiano. Però Alvaro, posto speciale nel mio cuore, per farvi capire quanto sia disposto a credere in questo ragazzo e in De Ligt, quindi volti nuovi, volti giovani e freschi per la Juve, anche se Alvaro, giovani e freschi, siamo 2,92, caro Alvaro, quindi insomma, una volta forse, però è veramente molto molto bella e anche questa ce la proviamo. Questa è tutta un'altra storia, la M è l'ideale per me, forse era fallata quell'altra, la S, devono averla fatta male, non è sicuramente colpa mia e del mio pietoso stato fisico derivato dal lockdown e dal Covid, assolutamente non è colpa mia, ma ci sono dei bigliettini anche qui dentro, piegati, ma ci sono dei bigliettini, bianco-nero, grazie per il tuo acquisto, uno sconto per la member, ok, la mettiamo qua, e poi, una cartolina, bellissima, che puoi mandare la cartolina di Natale a chi ti pare, a te. Guardate che bella, un'ottima idea regalo questa qua in effetti, la messa a fuoco automatica quando rende in queste situazioni. E poi, prima Paolo e adesso El Bicho, il GOT, CR7, siu! È la stessa cosa che c'era scritta dietro nell'altro. E adesso arriviamo ragazzi però al pezzo forte dei miei acquisti, anche questa è una cosa dell'anno scorso che era in super sconto e quando l'ho visto ho detto non posso farmela scappare assolutamente. È molto pesante, è molto spessa, non so se siete pronti per vedere tutto ciò, ebbene sì. Bam! Una felpa stupenda e personalizzata, LT, Luca Toselli. Andiamo a vedere, andiamo ad aprirla, eccola qua, sarà caldissima, la possiamo usare per le live su Twitch. Guardate qua che spettacolo, bianca e nera. Come altro poteva essere una felpa della Juventus? Bianca e nera, la prima cosa bianca e nera che andiamo ad aprire in questo pack opening. Anche questa me la metto adesso, così vediamo come mi sta, anche se con la maglia da calcio addosso e questa felpa super calda starò malissimo, nel senso che morirò dal caldo. Però guarda che bella, guarda che bella. Ne sono veramente super soddisfatto. Adesso lo chiudo. Eccoci qua, eccoci qua. Guardate, bianco e nera perfetta. LT. Eccoci qua, una bella sauna, dato fuori dovrebbe nevicare da un momento all'altro, c'è caldissimo. E allora fatemi sapere se questa felpa, questa maglia e quell'altra maglia che ormai abbiamo messo qua, eccola qua, quella di Matthijs, se vi sono piaciute, se avete fatto anche voi acquisti nello Juventus Store durante questo Black Friday bianco-nero, Black and White Friday, e fatemi sapere se volete vedere quel famoso video che vi avevo detto inizio di questo video, cioè quello di tutta la mia collezione delle maglie da calcio. So che lo volete e quindi raggiungete un numero adeguato di mi piace qui sotto, commentino e vi lascio, perché sennò muoio veramente di caldo, come si dice in dialetto dalle mie parti, faccio i bigatti, fag i bigat.